Una festa di matrimonio in Indonesia si è trasformata in una tragedia nazionale, con 14 morti e 4 feriti gravi ricoverati in ospedale a causa dell'ingestione di alcolici casalinghi contraffatti. Gli incidenti sono avvenuti durante un ricevimento di nozze nella provincia di Giava occidentale. I pazienti con un'età compresa tra i 16 e i 45 anni sono stati ricoverati per intossicazione da alcol. L'indagine della polizia ha rivelato che le vittime avevano consumato alcolici di contrabbando durante il matrimonio. Gli inquirenti hanno identificato i presunti responsabili, un uomo di 59 anni e sua moglie di 43 anni, proprietari di un negozio non autorizzato che ha venduto gli alcolici illegali agli sposi.